Grazie a chi si è collegato tramite il sistema Facebook alla conferenza di quest'oggi. L'incontro odierno è realizzato grazie agli amici della Fondazione Civiltà Bresciana, al Centro Valsabbino di Ricerche Storiche e alla Fondazione Civiltà Bresciana stessa. Il tema di quest'oggi è legato alla venezianità, è un tema particolare perché quest'anno cade il 225esimo anniversario della caduta della Serenissima. Il tema odierno è la venezianità nelle valli bresciane, un'enigmatica porta marchesca a Vestone. Io sono Giancarlo Marchesi e per illustrare questo affascinante tema abbiamo chiamato Alberto Rizzi. Alberto Rizzi dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia è uno dei massimi studiosi internazionali del simbolo della Serenissima, vale a dire del leone marciano. Non è la prima volta che Alberto Rizzi è ospite della Fondazione Civiltà Bresciana. Infatti, nel 2016 aveva presentato un suo volume edito da CR Edizioni dal titolo I Topolini di Nuovi Sadr. Questo volume era legato alla sua esperienza in terra polacca al tempo di Jaruzelski. Quest'oggi invece ci parla del tema e dell'argomento per cui Rizzi si è impegnato ed ha lavorato da oltre 40 anni, una vita intera spesa alla caccia, se così possiamo dire, del leone marciano. Una caccia che ha portato Rizzi in tutti i territori della Repubblica Veneta. In queste immagini potete vedere qual era il territorio della Repubblica Serenissima sul declinare del Settecento, a pochi anni dalla sua caduta. E pertanto il nostro ospite di questa sera, dalle rive dell'Adda sino alle isole greche, fino a Corfù, fino a Cipro, ha battuto palmo a palmo tutti i territori della Serenissima alla ricerca appunto di questo simbolo, un simbolo che è entrato nell'immaginario collettivo, ma che era il segno della presenza di Venezia nei territori. Rizzi si è laureato in lettere presso l'Università Patavina, il prestigioso Ateneo Veneto, e subito dopo la laurea è diventato direttore dell'Accademia di Rovigo, dei Concordi di Rovigo. Dopo questa esperienza ha prestato la propria opera professionale presso la sovrintendenza di Venezia, Bologna e Trieste. E in questa occasione, nel 76, al tempo del terremoto in Friuli, del devastante sisma friulano, ha curato negli anni successivi il restauro degli affreschi della regione Friuli. Successivamente, dopo altri vari incarichi, ha ottenuto dal Ministero degli Esteri l'incarico di attaché presso l'ambasciata italiana in Polonia, a Varsavia. Con questa esperienza ha curato
in particolare l'Istituto di Cultura Italiana a Cracovia. Questa esperienza, che è durata 6-7 anni, e al termine della quale però Rizzi è deciso di abbracciare la sua grande passione, vale a dire la storia dell'arte. Già giovanissimo era stata pubblicata la sua tesi legata alle chiese rupestri della Basilicata, una pubblicazione che gli era valsa anche dei riconoscimenti e dei premi, e appunto dalla fine degli anni Ottanta inizia questa, ripeto, caccia al leone, che lo porterà nel 2001 a pubblicare un volume in due tomi di grandi dimensioni, che traccia la mappa della presenza di Venezia nei suoi territori. Un volume che poi si sono arricchiti nel tempo, perché grazie a corrispondenti locali e a una ramificazione di conoscenze all'interno dei territori ex veneziani e in particolare dell'area dalmata, Rizzi ha poi realizzato per conto di CR Edizioni un terzo volume che ci racconta appunto territorio per territorio, area per area, questa esperienza veneziana. E perché Rizzi è legato alla provincia di Brescia, in particolare anche a Fondazione Civiltà Bresciana? Perché proprio 30 anni fa, nel corso di questa sua meticolosa indagine alla ricerca del leone marciano, è capitato in Valsabbia ed in particolare nel territorio di Casto, e come ci illustrerà poi quest'oggi, ha trovato un leone marciano nell'ex casa comunale del comune di Alone, e si è innamorato di questo territorio e di questa casa, che era un po' il simbolo stesso delle sue ricerche, in quanto veneziano di cultura strettamente legata alla Serenissima, ha voluto acquistare questo immobile ed effettuare tutto il percorso del restauro, che poi l'ha portato a valorizzare a pieno questo immobile. Ecco perché abbiamo invitato Rizzi questa sera per parlarci del simbolo del leone di San Marco, perché alcuni mesi fa è stata segnalata a Rizzi il ritrovamento di una porta nel territorio valsabbino, e di questa porta vi forniremo una serie di immagini e Rizzi darà un suo parere su questa. A me corre solo l'obbligo di una breve introduzione. Questa immagine che vi propongo è appunto i confini della Repubblica allo scadere del Settecento, una Repubblica che sostanzialmente, per quanto riguarda il territorio di terraferma, comprende quello che oggi fa sotto il nome della denominazione del Nord-Est. In questo caso abbraccia anche le tre province lombarde, vale a dire il territorio bergamasco, il nostro bresciano e l'enclave cremasca. Se questo è il territorio di terraferma, poi abbiamo il territorio d'Armar con la Dalmazia, le isole del Levante e l'Albania veneta. Era un territorio in particolare anche con tanta area montana, un'area montana che proprio vedeva nelle province di Bergamo e Brescia le realtà
più popolose ed importanti della nostra Serenissima. Una realtà che nel Settecento era anche una potenza, per così dire, industriale. Non a caso la metallurgia e la lavorazione della lana, della seta e tutte quelle attività che facevano di Venezia uno dei poli produttivi dell'Italia del Settecento. Per quanto riguarda in particolare la nostra realtà bresciana, è chiaro che questo nostro territorio era un territorio per Venezia strategico, perché la realizzazione e la produzione di acciaio e ferro era legata anche a un utilizzo militare attraverso le armi realizzate in Valle Trompia, e quindi aveva anche un risvolto politico, diplomatico, la lavorazione del ferro nel nostro territorio bresciano. Qui potete vedere l'attuale provincia di Brescia come si presenta, ma se andiamo a ritroso in una stampa di Zatta del settecentesca possiamo osservare che il territorio bresciano era molto più ampio rispetto a quello che oggi fa parte dell'attuale provincia di Brescia. In particolare ha perso la zona dell'Asolano e ad esempio il grosso centro di Castel Goffredo, che facevano parte integrante della provincia di Brescia e che oggi sono state cedute al territorio mantovano. Ma ancora, ad esempio, si può notare che Sirmione era legato amministrativamente all'area veronese e non bresciana. Ma ancora, per un territorio di montagna, il territorio della Val Vestino era, in questo caso, apparteneva al principe vescovo di Trento. Più nel dettaglio, se guardiamo i territori, ecco le tre valli che godevano all'epoca di ampi privilegi: il territorio del Salodiano, che era un'area con una sua ben precisa autonomia, e tutta la fascia di pianura che veniva appunto detta territorio. Se andiamo a vedere dal punto di vista geografico, la provincia di Brescia era, dopo il Friuli, il territorio più esteso della Repubblica Veneta ed era sicuramente il territorio più popolato di Venezia. E quindi Brescia aveva un peso civile, economico e demografico non di poco conto in ambito veneziano. Come potete osservare, questa era la definizione della provincia di Brescia e, come potete vedere, non ha la parte del Garda e del territorio della cosiddetta Valtenesi. Tanto è vero che la Riviera di Salò, anche chiamata Magnifica Patria Salodiana, aveva un suo ambito e un suo provveditore delegato da Venezia. La Magnifica Patria Salodiana era poi divisa in quadri, quindi in dipartimenti, in territori minori, e la parte andava in pratica da Garniano a Pozzolengo. Mi avvio a concludere con questi pochi dati relativi alle attività minerario-metallurgiche, perché ho già detto che era un'attività strategica anche dal punto di vista militare e soprattutto
era un'attività che vantava in particolare le valli, la Valle Sabbia e la Valle Tompia, di particolari privilegi nel commercio di quelle che erano chiamate le ferrarezze. Perché mi soffermo su questo ambito dei privilegi fiscali? Perché il protagonista della nostra relazione, vale a dire questa porta appena ritrovata, riporta dei marchi che, a mio parere, sono legati a dei marchi di fabbrica apposti dai mercanti ferrattieri che godevano appunto di questi privilegi. Una realtà, quella delle valli, che 225 anni fa era insorta contro i filofrancesi, e tanto è vero che in particolare in Valle Sabbia e nel territorio salodiano si è avuta quella che va sotto il nome di insorgenza. Pertanto, la cosiddetta fedeltà della montagna bresciana nei confronti di Venezia è una fedeltà indubbia, anche perché, e qui mi avvio a concludere, gli uomini del tempo erano ben consapevoli di privilegi che godevano in ambito dello Stato marciano. Vi ringrazio e ora passo la parola al dottor Rizzi che ci illustrerà sui territori e sul simbolo dei leoni marciani con una sua relazione. Prego, dottor Rizzi. Ringrazio il dottor Marchesi che mi ha dato la possibilità di ritornare a Brescia. Io con il bresciano ho un rapporto particolare, perché è un rapporto intimo. La mia vita è stata condizionata per una fase non piccola, per oltre un ventennio, dal possesso di un'abitazione in Valsabbia. Questa abitazione è strana, addirittura qualcuno dice: ma perché in Lombardia? Certamente poi c'è l'identificazione per un veneziano: ah, la casa nel Bergamasco, no, guarda che nel Bresciano. Ma perché per Venezia c'è una cosa strana: per un veneziano la Lombardia veneta si sente abbastanza bene, oppure avvicina. La Lombardia veneta si identifica con Bergamo, eppure c'è una grande differenza. Allora, si sa che Brescia era il territorio non solo grande, ma era di gran lunga il più ricco di tutta la Repubblica Veneta, di tutto lo Stato veneto. Perché sì, lo Stato da mare era importante, ma economicamente la vera importanza dello Stato da mare era a Candia, nell'isola di Creta. Tanto è vero che per l'isola di Creta c'è stata una guerra di 24 anni. Ma la stessa cosa è stata per la Lombardia veneta. Un ventennio di guerre. Un ventennio di guerre perché? Perché mentre per il territorio, il retroterra veneto, non c'è stato un grande movimento, diciamo, di armi, e tantomeno appunto per il Friuli, dove c'è stata addirittura una passeggiata, ma per la Lombardia veneta no. Lì la Lombardia veneta, noi chiamiamo Lombardia veneta le attuali province di Brescia e Bergamo, con qualche modifica, piccola modifica che è stata fatta nel frattempo, perché province si chiamavano anche al tempo di Venezia, della Repubblica Veneta. Il termine era province o rettorati, era lo stesso, e che corrispondono Brescia, territorio di Brescia, di Bergamo, e
piccolo enclave di Crema, che era importante nel 500, ma poi, non avendo un territorio circostante, invece di crescere come abitanti, ne perderà la metà rispetto al 500, per cui nel 700 Crema è molto ridotta di dimensioni. Invece l'importanza di Brescia è forte. Brescia, perché Bergamo non è mai stata una provincia ricca, diciamo, ma Brescia sì, era una provincia ricca, soprattutto nelle due valli, e nelle due valli, la Val Trompia e la Val Sabbia, e la bassa bresciana è una campagna molto fertile. E era il territorio di gran lunga il più ricco e anche il più popolato, con i suoi 350.000 abitanti, era cosiddetto un piccolo regno, un piccolo regno, e valeva la pena di questa lunga militanza, questo lungo combattimento per avere il possesso delle due province e del territorio. Perché erano tre le province per Venezia, era Brescia, Bergamo e anche piccola Crema. Bene, tutti a Venezia conoscono una filastrocca che è una filastrocca del 500. Non so quanti nel Bresciano conoscono questa filastrocca. Veneziani Grandottori, la conoscete? Sì, ecco. Allora, le prime quattro strofe sono conosciutissime. Veneziani gran signori, Padovani gran dottori, Vicentini maniagati, che non c'entra con il fatto culinario, niente, e Veronesi tutti matti. Queste quattro strofe le conoscono tutte. La filastrocca è dell'inizio del 500. Poi le altre strofe non le... No, le altre strofe non si conoscono. Continuiamo. Udinesi castellani dal cognome dei Furlani. Furlano ha un senso negativo, perché a Venezia Furlano indica contadino, campagnolo, quindi rispetto alla città c'è una differenza anche sociale. Trevigiani, donne e trippe, famose le donne trevigiane, anche le trippe. Rovigoti non è granché, Baco e Pippe. Pippe sono più da Chioggia che da Rovigo, va bene. Poi tre strofe dedicate ai Lombardi, con altrettanti aggettivi. I cremaschi facogioni, non ho capito mai, è tutta una parola, no, 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 no. Ecco, no, che cosa significhi non l'ho capito. I Bressan Tagia Cantoni, è qui siamo nell'attualità, Tagia Cantoni, perché? Difatti, dicevo, raccontavo questa filastrocca a Bergamo, erano tutti convinti, certo, Tagliacantoni, ma c'è una verità. Le truppe veneziane sconfitte ad Agnadello, la grande sconfitta ad Agnadello, che è una sconfitta che i veneziani hanno subito, ma stavano per vincere, sono stati loro a incominciare la battaglia. E poi la situazione, il fatto che il re di Francia con la nobiltà fosse presente, ma soprattutto poi è stata aggravata quando le truppe veneziane sconfitte vanno a Brescia e i bresciani chiudono la porta della città. Anche a Brescia c'era stato il fatto che una notevole famiglia, i Gambara, durante la battaglia passano dalla parte veneziana alla parte francese. E va bene, queste sono cose che capitano, ma però la terza strofa ero a Brescia, ero a Bergamo, non ho avuto il coraggio di pronunciarla, perché dice così questa filastrocca: che neanche dei più tristi bergamaschi brusacristi. Perché questo brusacristi? Perché? Perché siamo nel 500, siamo nella prima metà del 500, nel primo quarto del 500 i bergamaschi, no, hanno fama di essere... di avere contatti con il mondo protestante, ecco i brusacristi per le infiltrazioni protestanti che c'erano nel Bergamasco attraverso i Grigioni, attraverso la Valtellina, che era una zona strategica. Allora
io non ho avuto il coraggio di continuare, ero a Bergamo, questa cosa, perché no, non me la sono sentita di dire a Bergamo, bergamaschi, brucia Cristi. Ecco, non me la sono sentita. E ho fatto finta di niente, di dimenticare. Ecco. Per i bergamaschi mi sono dimenticato. Ecco. Ma ritornando a Bresciano, a Brescia, d'accordo, io ho avuto questa esperienza che un'esperienza personale, un'esperienza culturale, mi ha fatto capire l'importanza del fattore Lombardia, lombardo nel mondo veneziano. Ricordiamoci, c'è un fatto che molti non tengono conto di questo. Sui cittadini di terraferma, uno su tre era lombardo. Non è mica poco questo. Gli altri erano veneti, non solo veneti, c'erano anche i friulani, c'erano anche gli istriani. Quindi, insomma, la Lombardia come peso aveva un peso notevole. Scusate, non sentite bene? Ecco, allora, no, bastava dirlo, bastava dirlo. Il fatto della Lombardia, quindi, come peso specifico nella storia di Venezia, nella storia della Repubblica, è enorme. No, bastano solamente alcuni dati che tante volte vengono tralasciati, vengono anche confusi, insomma, volutamente o no. E torniamo adesso a questa mia esperienza particolare che ho avuto di venire in Valsabbia, e incredibilmente a Casto. Facciamo vedere l'immagine. Sì, adesso facciamo le immagini. Ecco, qui c'era già la prima immagine che era su Brescia, che volevo solamente citare però un attimo l'importanza di Brescia nell'entità della Repubblica Veneta, perché a Brescia c'era una grande colonna di San Marco, era la più grande, e che era l'unica, era rimasta ancora nei primi dell'Ottocento, poi intorno all'820, con la scusa che stava crollando, viene spostata e viene frantumata e se ne perdono le tracce, anche se i maligni dicono che sono stati i Lecchi, la verità, a farlo, perché la famiglia di Lecchi è legata a Napoleone, nella cosa, era nettamente antiveneziana. Mentre la quinta colonna di Venezia nel Bresciano e a Brescia erano gli Avogadro, che corrispondono ai Savornian nel Friuli, la quinta colonna, cioè la famiglia che appoggiava di più la Repubblica Veneta. Ebbene, di questa colonna non è rimasta traccia, che è questa, che era una colonna, e ricordiamoci il leone di San Marco, che era la statua, era l'unico in bronzo di tutta la Repubblica Veneta, fuori che appunto la famosa statua della piazzetta di San Marco a Venezia, che poi non è una scultura veneziana, ma su cui sono state fatte le ipotesi, alcune anche strampalate, ma ora c'è la tendenza a dire appunto che è una scultura di origine orientale, anatolica, eccetera, eccetera, ma su questo non divaghiamo. È un fatto che il leone di Brescia era in bronzo e non è un caso. Perché? Perché era legato al fatto della Ferrarezza, al fatto che Brescia era la provincia dove venivano i minerali, e infatti era la provincia che produceva le armi. Anche oggi le armi di Brescia sono conosciute, perché la beretta la conoscono tutti in America. Non so in Russia, ma in America sì. Ecco. Prego. Adesso vediamo appunto il leone di San Marco, quindi era presente a Brescia molto, ma però Brescia non era una città marchesca, non era una città legata particolarmente a Venezia, e tantomeno lo era Verona, a differenza di Bergamo, dove abbiamo tante testimonianze. Bergamo, per esempio, ha ricostruito, i leoni di Bergamo sono leoni moderni, ma sono un fatto di affezione
della città all'antico dominio, basta leggere i Promessi Sposi per renderci conto. E Bergamo è diverso, Bergamo è più affezionato, Brescia non tanto. Infatti quando c'è l'insorgenza delle valli bresciane, soprattutto della Valle Sabbia, l'insorgenza non è contro i francesi che ancora fanno una politica ufficialmente di neutra, era contro i bresciani. E difatti, insomma, l'insorgenza della Val Sabbia è stato il maggiore episodio antifrancese, antinapoleonico, se vogliamo dirlo, perché dire antigiacobino può creare un po' confusione. La Francia allora c'era il direttorio. Allora, di leoni nelle valli di Bresciane c'è una profusione. Sono abbastanza evidenti, a differenza che a Brescia, dove sono stati scalpellati e ci sono tracce, ma poche, e non evidenti. Bisogna veramente cercarseli a Brescia. Nelle valli sono abbastanza evidenti. A Salò, per esempio, è facile trovare subito imbattersi nel leone di San Marco, in quello della Porta del Carmine, e in un altro che è appunto nella loggia sotto appunto il municipio. Sono leoni lapidei, ma anche in pittura ci sono tanti leoni. E i leoni dipinti erano quelli più frequenti nelle valli, nei paesi, perché erano più facili, costavano di meno. Ecco, per esempio, che il leone di Alone, e questo è il paese dove abbiamo nominato, mi pare, per la prima volta, ecco, dove mi imbatto. Mi imbatto per caso, fino a un certo punto poi, per caso, perché c'era una segnalazione in un libro dove c'era il resto di un leone di San Marco, quindi sapevo che c'era. Ecco com'era la casa qua, come io l'ho vista per la prima volta. Non ci credevano che ci fosse un leone, guardi che si sbaglia, eccetera. No, la casa Rizzi purtroppo è casa già Rizzi, perché è stata venduta ufficialmente. L'ho venduta a un polacco, perché il comune di Casto, che diceva di acquistarla, poi non faceva le condizioni giuste, ecco. E invece l'ho venduta regolarmente ad un polacco, il quale adesso sta restaurando, un polacco abbiente, giovane, sulla quarantina, che sta restaurando addirittura la cantina, che gli costerà moltissimo, lui lo sa, ma ha i mezzi, e sono contento che lui valorizzi la casa. Prego? Avanti, passo. Sì. E ecco, qui è ancora il leone come appariva. Si vedeva la parte anteriore, perché, ma c'è una logica. Questo leone era fatto da un artigiano. La data del 1619, però alcuni hanno letto 1779, perché tra la 1 e il 7 è un po' controversa l'esplicazione. Alcuni leggono 1, altri leggono 7, e tutte e due le parti avevano qualche ragione, tutti e due erano da una parte all'altra, cioè erano pratici di paleografia, ma lasciamo stare la data, l'importante è che era un leone antico. E perché la parte anteriore è meglio conservata? Ma perché c'era una logica. Questo era un pittore, diciamo, un pittore così popolaresco, insomma, che si guadagnava la pagnotta facendo questi lavori, e si faceva tutto in un giorno. Allora, alla mattina c'è il tonaco è fresco e quindi aderisce bene, poi naturalmente va a mangiare, magari un bicchiere più, un bicchiere di meno, poi magari riprende il pomeriggio, ma il pomeriggio è già l'intonachino è già più asciutto, quindi il colore è meno resistente. Ecco perché normalmente la parte anteriore di un leone di San Marco è meglio conservata, perché si incomincia sempre con la testa, mai con la coda. Questo è logico. Ecco, allora, per fortuna era inciso a chiodo,
questi pittori modesti avevano dei cartoni, delle cose, facevano a chiodo, avevano le sagome e ripetevano. Ed ecco che facendo a chiodo, essendo le cose, appare l'immagine, che non è un'immagine arbitraria. Guardiamo, qui c'è un restauratore che è un restauratore specializzato, che era in Friuli, uno dei maggiori restauratori che era nell'equipe friulana, che poi gli ho trovato lavoro a Venezia, e lui si prenderà cura del leone e anche dell'altro affresco che sarà emerso. Lo vediamo un'altra foto. Ecco qui il leone che appare in un primo tempo, perché ci sarà ancora per 2 o 3 volte abbiamo messo l'impalcatura. Qui c'era difficile soprattutto l'individuazione dell'ala, un estraneo fatto, un'ala unica. Il libro, stranissimo questo caso, il libro, la scritta era perfetta, giusta, proprio chiaro, il parroco avrà dettato, insomma, qualcuno aveva già la scritta giusta, tutti i caratteri c'erano. Ma come mai la parte sinistra è vuota? Questo è inspiegabile. Poteva esserci uno stemma, teoricamente sì, però c'erano le righe per la scritta. Allora, stranissimo, va bene, l'unico caso. Poi anche il fatto dell'ala, molto difficile per... Stranissima la coda. Mai uno avrebbe pensato alla coda. Guardi che la coda, guardate che la coda, se ha perfino il nodo, chiaro. Se noi le spiegassimo la coda, sarebbe molto più lunga dello stesso corpo del leone. Lunghissima questa coda. Eppure era così. Ecco, questo è il leone, come nel risultato del restauro. Ecco qui che poi, salendo di nuovo sull'impalcatura, saltano fuori i denti che in un primo tempo non erano evidenziati, e l'immagine, vedete, l'immagine è di un uomo. Insomma, il pittore era un pittore, diciamo, per poveri, insomma, ecco, e dipinge un uomo quasi lo scemo del paese, insomma. Di animalesco c'ha solamente le orecchie, ma il naso è perfettamente umano. L'espressione, sì, purtroppo è un'espressione stupida, no, no, ma però è un'espressione umana. La spada, perché la spada? Non c'entra la spada con la guerra in questo caso, la spada, il leone. No, come diceva chiaramente, c'è un verso di Machiavelli, no, che lo dice, la spada indica la guerra, ma indica anche la giustizia. E non è un caso che infatti dentro, all'interno, salta fuori, inaspettato, perché era completamente occultato dalla fuliggine di cui vediamo della campionatura qui, che ho lasciato, era questa immagine della giustizia che è la virtù base dello Stato Veneto, tant'è vero che il secondo emblema dello Stato Veneto, della Repubblica Veneta, è Venezia in forma di giustizia. Andiamo a vedere un particolare ed è questo almeno di un secolo antecedente, vediamo nel particolare di questo, ecco della testa, e questa è già una figura molto molto più fine di quella della testa del leone. Questo è un pittore, un pittore vero e proprio, non è un pittore di strapazzo, un pittore di passaggio. Ecco. E questa bella figura che qui vediamo ampliata con la figura con l'immagine di una fanciulla, e lì c'è una scritta di cui non si capisce perché ti dice qualcosa e l'altra dice però non è a brasa. Ecco, questo è l'episodio mio che mi ha legato con... Poi ha portato dal bellunese anche il secondo. Ah sì, poi vedremo, sì, che c'è un... Ecco, che quando ho comprato la casa avevo visto un leone in un'altra zona, tutt'altra zona, al confine tra il Feltrino e la Conca di Primiero, nel Trentino.
Era un leone perché guardando nella zona di confine sempre un po' chiedo, ma c'è un leone? Qualche volta sì, eccolo lì. Eccolo. Invece no, non c'è leone, ma lei è un anzoletto, perché aveva le ali. Lei è un anzoletto nel dialetto locale. E un'immagine di un leone di San Marco che era al confine. Naturalmente questo è un leone estremamente popolaresco, di arte popolare, e l'arte popolare, come dimostra il caso famoso delle valli vicine appunto a Verona, no? L'arte popolare tante volte ha caratteri arcaici che la fanno somigliare all'arte altomedievale, come in questo caso, che se non fosse per l'ala, se non fosse per il solo aspetto del volto umano, che no, in questo calcare trentino difficilissimo a lavorare, quindi duro, uno dice: ma questa è una cosa medievale. No, invece io avevo capito che era una cosa settecentesca, ma credevo che fosse la metà del Settecento, invece è stato fuori il documento, 1792. E si sa anche il lapicida che l'ha fatto, l'artigiano che l'ha fatto. E perché c'è alla metà del Settecento, c'è una definizione dei confini tra Venezia e l'impero austriaco, e credo fosse di questo periodo, mentre è successivo, nel 92. Bene, questo l'avevo messo nella mia casa di Alone, era ambientato perfettamente perché insieme a quel leone dipinto pure dei caratteri primitivi popolareschi era intonato perfettamente, però l'avevo comprato e comprato in maniera, ci ho dato molto, l'ho pagato molto molto bene alla persona che me l'ha venduto, che era un semplice era un operaio delle stradale. Ecco, non me la sono sentita di lasciarlo lì e l'ho portato a casa a Venezia nel mio lapidario. Ecco, ma per fare un'idea, la ricchezza delle valli di emblemi di San Marco è che, tra l'altro, il leone, poco da dire, significa subito, era una cosa percepita immediatamente il leone con la Repubblica, tanto è vero che nella cosiddetta dichiarazione di guerra di Napoleone, che non è una dichiarazione di guerra ma è un ammonito, nel maggio del 97 dal Friuli, che dov'era, e si dice siano abbattuti tutti i leoni di San Marco. Ma è una dichiarazione, è come se, non so, come se quando in una dichiarazione di guerra, per esempio, siano abbattuti tutte le statue del Duce, ecco, tutti gli emblemi del Duce. Quelle sono cose spontanee che vengono una cosa, ma addirittura che uno Stato, in una dichiarazione di guerra, indichi questa operazione, indica che c'è, rivela che il leone di San Marco era tutt'uno con lo Stato. Tanto è vero che per ben 2 settimane il leone di San Marco era rimasto anche a Venezia, come simbolo dello Stato. Non c'era altro stemma, non si era perso il concetto, si era perso lo stemma originario di Venezia, che sicuramente era una croce, ma non si sapevano i colori. Cioè, e viene sostituito, ma solamente 2 settimane dopo, da un'anonima Marianne alla francese. Ecco. Ed è una sostituzione abile, perché un generale Padovan, un generale francese a Padova, dice i veneziani con la scusa di aver cambiato governo, perché è vero, la Repubblica Veneta si cambia lo stesso maggior consiglio, anche se i voti erano, i presenti no, erano inferiori al numero legale. Decreta a grandissima maggioranza la fine della Repubblica Veneta. Ricordiamoci che ben un terzo
della nobiltà veneziana era filo francese, era per il cambiamento in senso democratico, perché la Repubblica Veneta purtroppo non aveva saputo rinnovarsi con forze invece nuove, come chiedevano molti altri, come chiedevano vari personaggi anche importanti dello Stato Veneto, che se uno però chiedeva delle innovazioni veniva subito esiliato come un fatto negativo. Ebbene, a Venezia il Leone di San Marco era sopravvissuto con un cambiamento un po' gattopardesco, perché invece della scritta Pax tibi Marcia Evangelista Meus c'era diritti e doveri del cittadino. Ecco, e c'era il fatto che, ma come mai? Perché il gondoliere diceva, e Leonga volta pagina. Ecco, si è aggiornato. Era un fatto gattopardesco, d'accordo, però rivelava una vera e propria situazione. Ricordiamoci che Napoleone ha detto chi è in possesso di un leone di San Marco è dichiarato a morte, la pena di morte. Non l'ha mai fatto, non c'è nessun caso di quel genere, però c'era la minaccia. Allora vediamo che ritornando al nostro argomento, nella Valle Bresciana, a Bagolino. Bagolino è la perla all'occhiello di Venezia nella Valle Sabbia. Eh sì, perché no, tra l'altro la parola bagolo a Venezia significa festa, bagolare. Non ho trovato, purtroppo, cercando la corsi, che ci sia un riferimento reale sul piano linguistico, perché bagolo vuol dire appunto festa, facciamo bago, carnevale, bagolino, però non sono riuscito a trovare un vero nesso reale tra il nome e la parola bago, dialettale bago veneziana. Però il fatto che Bagolino abbia avuto dei grandi privilegi nella Repubblica Veneta, tra l'altro era in una posizione di confine e c'era il fatto dei lodroni, di cui un ramo era imperiale, poi c'era anche il ramo filo veneto, ma era una posizione strategica importante. Tra l'altro lì c'era anche il fatto ecclesiastico, era fino alla fine del Settecento, solamente nell'ultimo ventennio è passato al Vescovado di Brescia, prima era con Trento, quindi queste cose avevano anche importanza della giurisdizione ecclesiastica. Bagolino ha avuto, dopo il grande incendio, ha avuto delle grandi sovvenzioni da parte dello Stato e su questo non c'è dubbio, anche se si sa che c'è stato qualcuno che ha approfittato dell'incendio per arricchirsi. E È la casa questa, di una vediamo. famiglia che si è estinta nel corso dell'incendio, la famiglia D'Alunni. Questa è una cosa, questa infatti abbiamo visto un bel affresco che è nella casa della guarnigione. Possiamo ritornare per caso all'immagine precedente? Bene, questo affresco, oltre che molto bello, siamo nella fine del Cinquecento, siamo alla metà del Cinquecento, ma è oltre che un fatto artisticamente molto bello, ha un fatto storico importante perché lo stemma di Avogadro e lo stemma di Bagolino, uno a sinistra e uno a destra. Un momento, però sul piano araldico è il contrario, la sinistra è alla la destra di chi, a sinistra di chi vede, ma non del reale. E quindi Bagolino è una delle pochissime località dove lo stemma locale ha la prevalenza sullo stemma del patrizio, del nobile che era del podestà, del luogo. Quindi dava una precedenza proprio al luogo particolare che non poteva sfuggire. Bene, ritorniamo a un'altra immagine, che a Bagolino ci sono tanti case di Leone di San Marco, ce n'è uno anche della metà del 400. Anche questo è venuto fuori
ultimamente quello che prima mi mostravo, intorno al 90, né? Anzi nel 1990, giusto, è venuto fuori. E questo mentre ero lì, mentre ero in ad Alone, è stato fuori un arresto di un leone di San Marco. Ecco, e questo da, e religiosamente i Bagossi sono attaccati alla Repubblica Veneta. No, non è anche, anche oggi c'è la consapevolezza dell'importanza che la Repubblica Veneta ha dato a questo paese. E andiamo avanti, e qui è la casa Zuaboni, che è, questo è un affresco datato del 1596, un affresco popolaresco, d'accordo, ma ha un'importanza particolare perché qui c'è, a sinistra non lo si vede, c'è un piccolo leone di San Marco che fa da pendant, e non si capisce il perché, con l'immagine di Beato, come si chiama? Simonino. Che è il simbolo dell'intolleranza religiosa, del pogrom che c'è stato a Trento, perché Trento, dove c'è stato questo fatto che la comunità ebraica è stata colpevolizzata dell'assassinio di un neonato collegato ai sacrifici rituali del mondo ebraico, eccetera, delle leggende, delle superstizioni di cui era circondato, e questo succede, causa un pogrom, l'unico in Italia, non ci sono altri casi. Ma infatti Trento è l'unica città che ha la maledizione rabbinica in Italia. No, non da Trento, infatti non c'è. Gli ebrei sono stati banditi perché c'è stata una vera caccia, proprio un vero pogrom con massacri relativi. Ricordiamoci che questi pogrom, infatti, anti-ebraico, non c'entra niente con, per esempio, con la cosa del nazismo. Un esempio tipico: in Polonia nel 1947, quindi a 2 anni dopo la guerra, c'è stato a Kielce, nel centro della Polonia, un pogrom, ecco, con 7-8 morti. Un bambino che piccolino, che ha detto: dove sei stato? E mi hanno rapito gli ebrei. L'avesse detto, ci ha dato subito la caccia all'ebreo, con morti e feriti relativi. Ecco, un episodio che dimostra che non è le teorie naziste sono una deformazione, ma storicamente c'è un tipo di antisemitismo russo o polacco, perché ricordiamoci che in Polonia, nella sola Varsavia di prima della guerra, gli ebrei avevano raggiunto l'astronomica cifra del 33% della popolazione. No. Che evidentemente porta a una reazione. Anche qui, per esempio, dicevano che in Italia nessuno è razzista. Sì, bastato che ci fosse un po' di negri in giro e l'autista dell'autobus subito diceva sporco negro. Questa è la digressione, ma può essere utile. Ecco, qui vediamo, tanto per dare un'altra idea della diffusione del simbolo di Venezia, diffusione capillare, ecco, perché troviamo qui, siamo nel comune delle Pertiche, adesso non mi ricordo se alte o basse, Perticale, a Livemmo siamo, e dove c'è un leone, assomiglia a un cane bassotto, ma certo. I leoni assomigliano tutti a degli animali. No, i primi a essere animali sono i cani e i gatti, ma poi io ne ho contato almeno 16-18 di altri animali. Se ad esempio ci sono dei casi in cui, ad esempio, il leone di San Marco assomiglia un pollastro. Ecco, c'è anche questo. Assomiglia a un bue, assomiglia a un cavallo, assomiglia a col, assomiglia a tanti animali, per esempio. E il cane, ecco, un bassotto, e naturalmente c'è questo che era stato la testa nel 90, 97, caduta dalla Repubblica Veneta, era stata a Brasa.
E poi è stata ricostruita probabilmente nell'Ottocento. Qui a proposito, però, mi viene in mente una cosa che non ho mai scritto in un libro, sì, se l'avrò scritto solamente in uno, nella seconda edizione di un libro dei Leoni della Dalmazia, che nessuno... però un libro, insomma, sulle Leoni della Dalmazia di 500 anni, e è successo una cosa. Che cosa significa nel Leone di San Marco? E qui finisco. Perché questa è l'ultima immagine. Ecco, il Leone di San Marco appoggia le zampe posteriori nell'acqua, indicare il mare, cioè il dominio del mare, il dominio di terra. La anteriore, le zampe anteriori, una sul libro, che qui vediamo aperto, e l'altra sulla terra. E poi c'è questa squaltura e con cimata da un castello con una bandiera. C'era, e questo tutto chi si era occupato di Leone di San Marco, sia pure in maniera dilettantesca, l'aveva affermato, che questo indicava i forti della Dalmazia. Io, che la Dalmazia la conosco bene, ci sono stato oltre un anno, va bene, di permanenza, ho fatto anche la maggiore guida della Dalmazia che sia stata scritta, perché i croati non hanno una guida di 1500 pagine, no, come l'ho scritta io. Bene, io non ci ho mai creduto a questo. E poi è stato fuori, sì, non era uno storico, era un ricercatore, era un pensionato, che però era un ex professore di scuola, che faceva che andava ogni giorno, faceva ricerche di archivio per conto di terzi, per conto suo, e aveva fatto un libro su Conegliano. E lui mi ha detto: guarda, che il leone poggia le zampe su un'altura, ai piedi di un'altura, e questa altura è cimata da un castello. Questo castello, sa che cosa? No, non lo so. Vorrei saperlo, ma io non credo assolutamente che sia che indichi i forti della Dalmazia. Ha ragione, non c'entra con la Dalmazia. Quel castello è il castello di Conegliano. Come? Perché Conegliano è il primo luogo, la prima era città che si dà alla Repubblica Veneta nel 1337. Tutti sanno che il primo territorio che si dà alla Repubblica Veneta è il Trevigiano, ma il Trevigiano era diviso dal Piave in due parti. Una parte di qua del Piave, che era appunto dove c'era nella pianura, che era Treviso. Al di là del Piave, la collinare, c'era Conegliano. E nel 1337 la città di Conegliano, evidentemente anche per non essere fagocitata dalla vicina Treviso, si dà a Venezia, facendo esplicita menzione del castello, di cui vediamo il castello e voi ne fate quello che volete. Si dice ecco quindi che Conegliano, e io questo non l'ho mai detto perché non ho mai fatto nessuna conferenza a Conegliano e a Venezia non l'ho mai detto neanche, ecco, forse l'ho detto una volta all'archivio di Stato quando mi hanno chiesto. Quello è il castello di Conegliano, che è il primo possedimento in terraferma, perché Venezia, ricordiamoci, nel 1204 ha un quarto e mezzo dell'impero bizantino, ma nella terraferma non arriva neanche a Mestre. Marghera era veneziana, perché la Gronda Lagunare sì, ma Mestre a pochi chilometri era territorio di Treviso. Quindi il primo acquisto che Venezia fa, e sono le solite dedizioni che in alcuni casi erano spontanee, erano più o meno spontanee, in altri casi non lo erano affatto le dedizioni, ma sempre a Venezia si vuole fare, perché c'è il concetto di Venezia di fare il mito, c'è il mito di Venezia che è un mito reale, è il concetto di Venezia che dopo Agnadello, dopo il 1509, che Venezia subisce per la prima volta la grande sconfitta, e poi ne subirà un'altra meno grave di conseguenze, ma sempre nella guerra di Cambrai nel 1513 ne subirà un'altra vicino
nel territorio trevigiano contro gli imperiali. Non si riprende dal fatto militare Venezia, però la sua ha una grande abilità diplomatica che le permette di recuperare quasi tutto il territorio veneziano di terraferma, quasi tutto, perché diciamo le parti limitrofe che aveva conquistato negli ultimi anni, Cremona per esempio, Cremona era l'importanza, era 30.000 abitanti Cremona, poco meno di Brescia, era una città grossa, no, no, non era mai stato un era stato comune, non era mai stata una signoria, non era servire un plan, però era una delle città più grandi d'Italia. Ecco, e era stata conquistata attraverso l'accordo con i francesi, e per 10 anni era stata veneziana, anche se tra Crema e Cremona c'era un odio tale. Ovviamente i due nomi, stessi due toponimi, o sono amici o sono nemici. No, ecco, che c'erano conseguenze dei cremonesi che hanno fatto dell'insulto a Vicenza, a Leone di San Marco, e uno viene ucciso perché per scherno a Leone di San Marco, fa uno scherno, un popolano lo uccide. Ecco, e Cremona aveva un'importanza. E ripeto, Venezia però, grazie alla sua diplomazia, riesce a recuperare quasi tutto il territorio che aveva in Lombardia, fuori che Cremona, la Chiara d'Adda, che era un acquisto nuovo, però perde tutta la Romagna, perderà tutti i nuovi acquisti in Istria, nel Friuli soprattutto, eccetera. Rovereto, Garda, per esempio, sul Garda perde. Riva, no, perde. Trento non è, sì, Trento non era mai stata veneziana per un errore veneziano che quando c'è stata la dedizione, Trento scaccia il vescovo intorno al 1400 e si dà a Venezia, ma Venezia non accetta la dedizione, era troppo presto. Quando invece ha deciso di accettare di prendere Trento, subisce una sconfitta vera e propria. Perché Venezia subisce anche delle sconfitte, insomma, non solo delle vittorie, delle cose. Certo, ad Agnadello Venezia era sicura di vincere. Ricordiamo che ad Agnadello il grido di Venezia, che l'ordine di dire Venezia era San Marco, ma San Marco Italia. E già era il concetto. Se si vinceva Agnadello era sicura la presa di Milano e quindi la conquista dell'Italia sicura del centro dell'Italia settentrionale centrale, perché l'Italia meridionale non era ancora considerata vera Italia. Ecco, ed Adesso era. mi chiederei di spendere due parole alla novità, diciamo, di questi della porta. E diciamo due parole sulla porta, perché ci siamo dimenticati che io qui sono per la porta. Abbiamo ancora tempo, sì, 5 minuti me la date, ecco. Anche perché l'amico Marchesi si è un po' preso un po' di più di quello che pensavo di tempo, no? Ecco, il suo tempo che me lo concede, quello che ha preso lei me lo restituisce. E sono qui perché per il fatto di questo dell'enigma di questa porta. Perché Marchesi mi telefona, guarda che è successo una cosa, dottor Rizzi, che qui c'è una porta con una strage di leoni in Molecca. Cosa sono questi leoni in Molecca? Allora, il leone di Venezia si divide in due categorie iconografiche fondamentali. Uno è il leone in maestà o in soldo, cioè o in Molecca. Perché in Molecca? Perché è la parte, soprattutto è la parte, il busto, diciamo, del leone, umanizzandolo, che con le ali. Con le ali che ricordano le chele di un granchio, e quindi il popolo lo chiamava Egranchio, la Molecca, il granchio che muta il tegumento quando è molle e si mangia ed è una cosa prelibata. Ecco. E quindi viene chiamato in Molecca, il leone simile a un granchio. L'altro invece è invece il leone
in figura intera, andante. Allora, ognuno ha, secondo l'impiego architettonico, viene usato un modulo e l'altro. Ecco, il modulo, quando ci sono da fare dei moduli ripetitivi, è il leone in moleca o in soldo o in maestà, anche per usare i termini araldici, ma però a Venezia viene cosa? In moleca. Questo lo sanno tutti, che leone, leone in moleca. Invece il leone andante è il leone che si presta per le grandi, per sulle porte, sulle cose. E i leoni sono i leoni più grandi di tutti, sono quelli andanti. Il più grande leone andante nella terraferma era sulla porta di Verona, non la Porta Nuova, quella vicina alla stazione. Come si chiama? La Porta Palio, mi pare. No, quella vicina alla stazione di San Micheli, quella porta lì, ecco, adesso mi sfugge il nome, ecco, c'era un grandissimo leone tutto tondo. E sono i leoni più grandi, sono proprio quelli andanti, no? A tutto tondo, sono sempre andanti, non esiste il leone in moleca a tutto tondo, perché il leone in moleca è sempre a rilievo, no, non è mai un tutto tondo è quello andante, a figura intera. Ecco, questi sono i due moduli. E allora uno di questi, questo modulo del leone in moleca appariva in questa porta ben in 50 esemplari. Vediamone qualcuno da vicino. Ecco, questo è il leone in moleca, che lo vedete? Assomiglia, è naturalmente ingrandito di molto perché la verità sono 4 cm di diametro, ma voi notate che le ali assomigliano a delle chele di un granchio. Il libro è, in questo caso, non si capisce perché il leone in moleca, il leone nasce con il libro chiuso, poi lo apre nel primo 300. Ma il leone di San Marco, intanto bisogna dire una cosa, abbiamo parlato tanto del leone di San Marco, ma come simbolo nasce nella seconda metà del 200, non prima. Prima non c'è il leone di San Marco come simbolo dello Stato. È il simbolo solamente dell'Evangelista, poi nella metà del 200, i primi esempi nel 1261-62, ci sono i primi leoni di San Marco sicuramente come simbolo dello Stato, per vari motivi. Ecco. E nasce come simbolo dello Stato e il libro all'inizio è chiuso, poi lo apre. E naturalmente si dice, c'è la diceria, ma qui siamo un po' nella leggenda e chiudiamo con questo, che il libro chiuso riguarda quando il leone è in guerra, il libro aperto è quando è in pace. Questo tutti lo dicono fuori che in Lombardia. In Lombardia non c'è questa credenza, mai sentito. Eppure nel Veneto uno chiunque dice, ah leone, quando il libro aperto c'è pace, quando il libro sarà c'è guerra. Questo tutto in Lombardia, mai sentito una cosa del genere. Allora è una credenza del retroterra veneto, anche in Istria però dicono così, anche in Dalmat, però in Lombardia non c'è questo. Quindi è una credenza popolare, una leggenda, superstizione di linguaggio, si chiamano. Ecco, comunque io lo faccio notare. E poi c'è un altro tipo di leone simile alla moleca. Però qui è un po' più complesso perché lo chiamo leone protome di leone, non è neanche una vera moleca, ma si assomiglia, comunque sempre rotondeggiante. Vediamo invece un caso di leone andante, che qui non sono evidenti, ma però ce n'è qualcuno nella porta? No, non abbiamo foto di leone andante, no. Ecco, quelli altri sono tutti più o meno, questi sono a protome, non sono neanche vere molecche. Ecco, e comunque sono un centinaio di questi leoni, 60 in moleca, una ventina di cose, sono più di 100 questi leoni, ma tutti in maniera disordinata. In maniera disordinata, così, senza un ordine, non c'è il concetto che la porta era una porta, no. A caso, alcuni rovesciati, altri a tre quarti, altri capovolti. No. E allora cos'era questa porta? Siamo vicino a Vestone, siamo nel comune di Vestone, tra Nozza e Vestone, siamo più vicini a Nozza che a Vestone, anche se Nozza, che possiamo, io non so se dico pronuncio giusto, Nozza,
è giusto con la O chiusa, è giusto con la O chiusa, per cui non posso dire nozza, no, però posso pronunciarlo in quattro maniere: nozza, 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 perché con la Z, con sonora, con la Z sonora, se sorda, con la O chiusa, con la O aperta. Bene, io pronuncio come sento dire nozza, no? Che mi pare che sia la pronuncia usuale. Cosa è questa in questa casa? Una casa isolata, c'è questa, sì, ha qualche, è una casa sovrastante, è un ex convento di Cappuccini, ma non c'è nessuna relazione con il fatto chiesastico. Sì, c'è la casa che c'ha un affresco dedicato, ma tutto è un po', ma ci sono dei ma e di perché. Certo che rimane il, cioè, non, la soluzione non è facile, si possono affacciare varie ipotesi. L'ipotesi che mi sembra più facile, ma però con i puntini, perché non so fino a che punto, sia che questa porta sia stata, scusate il gioco di parole, la porta sia stata portata, ecco, portata da altrove. Non però dalla casa della valle che era a Nozza, lì è troppo lontana e poi non ha senso, no. E poi non è una cosa che è fatta per esporre, è una disordinata. Allora era una cosa, erano marchi di dogana allora, e questa porta in realtà era un tavolato su cui provavano i vari marchi. Ci sono delle prove dei marchi, per cui uno può essere più dritto o più rovesciato e può essere in una maniera più giusta o più sbagliata, però indicano dei marchi ad incausto, perché sono ad incausto, per essere sul legno, se sono ad incausto, sì, è chiarissimo che sono, no, con un ferro, quindi a una certa distanza, impresso, e che perché? Per degli imballaggi, perché la strada era per la strada per la vicina dogana, per il vicino impero, per l'esportazione, per le terre dell'impero, quindi doveva esserci una vicino a una strada che in effetti c'era vicino a questa casa, una strada a mezza costa che portava dritto appunto vicino a Bagolino, ecco, a Gaffaro, che era territorio imperiale, ecco. E quindi è probabile che ci siano dei marchi per fare sulle casse, sugli imballaggi, dei marchi di che cosa? E allora di che cosa? È Marchesi che si deve dare da fare. Perché? Perché l'unica cosa che era importante in quel vestone, in quella zona, era la ferrarezza. Era l'unico, altre merci importanti non ce n'erano. Sì, si poteva dire, sì, nell'Ottocento c'era il tabacco, per esempio, che c'era il contrabbando, ma certamente il tabacco è una cosa posteriore, non si fumava allora. No, queste cose qui sono del 6-700, ma il fumo è una cosa della fine del 700. I francesi con Napoleone fanno una cosa abile, abbassano le tasse del fumo, del tabacco, per accattivarsi la popolazione maschile, no, e aumentano tutte le altre tasse, ma il tabacco abbassano. Ma siamo, ripeto, nel fumo, quindi non c'entra la cosa. La ferrarezza è l'unica, sono cosa. E lì spero che Marchesi riesca a sbrogliare la cosa. Ecco, io con questo. Sì, sì, e la porta è, diciamo, questa è la porta piena, la porta è piena di marchi. Piena. Prego? La porta è piena di marchi. Sì, ho detto, sono un centinaio. La cosa interessante è che da quel poco che ho visto,
No, sono sì, perché no, no, ma, un momento. È il, non è che siano tanto, è che il timbro, il coso è marcato o meno. Se poi guardiamo alcuni, cioè non è che il coso siano molto diversi, sono. Almeno ci sono delle diversità, ci sono delle diversità anche, dello anche nella stessa tipologia. Potrebbe essere la terra, perché evidentemente che faceva le prove. Ah, c'erano le prove. Giusto, perché quando il legno è già consumato si imprime meglio il marchio che non in un legno fresco. In un legno fresco è più superficiale il marchio, invece se è vecchio si imprime meglio, penso. O no? Lei che è restauratore dovrebbe... No, dovrebbe essere più evidente sul legno liscio. Sul legno liscio dovrebbe essere più evidente. Però evidentemente quando uno fa una prova la fa su qualcosa che non è utilizzabile, un legno da buttare via, insomma. Non... No, ma al momento quando sono state imprese che le cose qui erano già consumate... Lei che cosa pensa di questo come ristoratore? La prima cosa che mi viene in mente è la bottega del fabbro che provava i punzoni. Sì, beh, certo che è una cosa di... È un marchio, quindi è sempre di un fabbro che fa questo. No, non è, ma è il fabbro che prova per che cosa? Per quale scopo? Ecco, quello. Ha costruito diciamo, l'attrezzo per marchiare il punzone. E fa la prova. Ne fa una prova, perché ci sono almeno un centinaio di leoni di San Marco e sono metti neanche una porta intera, in metà nelle porta. Immagini, vedi, queste sono diverse. Queste no, quelle sono due completamente diverse tra questo e quello. Questo qui è nettamente diverso perché è più colto questa immagine, questa è tradizionale. E l'altro invece è una cosa delle più, questo è più tradizionale, l'altro è una cosa più locale che fanno che, vede, non è neanche proprio un vero leone di San Marco, ma però allude al leone di San Marco sicuramente, anche se in maniera più primitiva. No, perché io distingo gli occhi, il naso e la bocca, come io li distingo, e lei no. Cioè, il naso, poi distingo anche in parte il pelame e distingo, però le ali no, non ci sono. Ci sono degli accenni, queste svirgolature qui. Sì, aiutano le ali perché Ma mentre in quell'altro marchio è molto più chiaro, ecco le ali. Questo è un marchio vero e proprio. Qui si distingue anche la criniera, si distingue il pelame della criniera, si distingue la zampa, le due zampe che sorreggono il libro, no, le ali, chiarissimamente le ali a chele, cioè come un granchio, come separate con... No, è il fatto del perché, la spiegazione è... La chiave, e non è un compito mio, è in quelle sigle che compaiono, no, sigle che le possiamo vedere, ecco, BG, cosa, poi accompagnano le nuove, poi ce ne sono altre. Si potrebbe dire, sì, IG, subito, Marchese, i Glisenti, sì, potrebbe essere, ma cioè, no. Chiudiamo perché abbiamo chiuso. Allora ringraziamo il dottor Rizzi e anticipiamo dicendo che parte della relazione dedicata a questo nuovo ritrovamento verrà pubblicato sugli atti
dell'Ateneo. Sì, questo lo posso scienze, anche lettere. Ho anche le bozze di stampa di questo, lo posso dare. Ringraziamo quindi tutti il collegamento, grazie a tutti voi e alla prossima iniziativa di Fondazione Civiltà Bresciana. Grazie.